Dal Vangelo secondo Marco. Allora si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli ha risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Quanto sarebbe bello se questa espressione di Gesù, che Gesù dice a questo scriba, la dicesse anche per noi. Caro Luca, caro te che mi stai ascoltando, non sei lontano dal regno di Dio. Quanto sarebbe bello. Ed è interessante perché questa espressione ci fa intuire il desiderio di Gesù che noi siamo vicini, che noi siamo dentro al regno di Dio. Il desiderio di Gesù è che noi conosciamo, entriamo in relazione con questo Dio che è papà, che è padre buono, che desidera il meglio e la pienezza per la nostra vita. Ma nella risposta che Gesù dà, ci viene dato una chiara indicazione. Il primo comandamento è ascolta Israele. Noi di solito siamo sempre sbilanciati sul fare qualcosa, ma in realtà la cosa più importante che Gesù ci dice è che vuoi entrare in relazione con Dio? Ascoltalo, è Lui a parlare, è Lui a fare qualcosa per te. E quello scriba che aveva posto la domanda a Gesù dà un'altra indicazione ulteriore che fa stupire Gesù, appunto, in quell'espressione che sottolineavo all'inizio. E diceva: Hai detto bene, maestro, egli è unico, non vi è altri all'infuori di lui. Gesù, o meglio, il Padre, è questo principio primo a cui noi siamo chiamati a fare riferimento. Lui è il cardine della nostra vita. Da lì dobbiamo partire, dobbiamo tornare, dobbiamo attraversare proprio perché la nostra vita sia continuamente riempita, inzuppata della sua presenza. Se noi ascoltiamo Lui, il Padre, la sua voce, la sua parola, ecco che tutto della nostra vita diventa espressione di questo ascolto. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Dio non è una cosa da capire solamente, da amare solamente o per cui fare qualcosa solamente, ma per certi versi tutto il nostro essere, tutto il nostro vivere è coinvolto in quest'opera, ascoltare per poi vivere di questa parola. Ecco perché Gesù ci ricorda il primato di mangiare la parola che il Padre ci dona ogni giorno. Questa parola diventa cibo e sappiamo come il cibo poi ci permette di vivere con il nostro corpo tutte le dimensioni della vita, così la parola di Dio, una volta ascoltata, una volta mangiata, ci permette di poter vivere ogni cosa alla luce di questa parola. Ed ecco che il regno di Dio non è più qualcosa di lontano, ma è qualcosa di vicino, anzi, è qualcosa in cui noi ci siamo già dentro.